Si chiama Tiffany Arberts, ex insegnante dell'Indiana, che sarebbe stata riconosciuta come colpevole in quanto avrebbe iniettato del materiale fecale dei feci nella flebo del figlio ammalato di tumore. E pensate che sarebbe stata addirittura condannata. Il ragazzino era affetto da autismo, stava ricevendo la chemioterapia per guarire dalla leucemia che purtroppo l'aveva colpito. Dopo l'allerta che è scattata, i medici hanno incominciato a riscontrare nel paziente sepsi. Dopo le cure per il cancro, il ragazzo è tornato in ospedale con sintomi di un'infezione batterica. Dopo diversi esami hanno stabilito che non c'era motivo per spiegare l'infezione del sangue in corso. Ed ecco che sono nati i primi campanelli d'allarme che hanno fatto capire che la donna aveva fatto qualcosa di sbagliato. È arrivata la denuncia querela. E ovviamente la condanna relativa a lei stessa. Grazie, non c'è pace tra gli vivi. Un saluto caro da Leandro, narratore italiano. Iscrivetevi al canale in questione.